Un cordiale saluto a tutti i campanari. Finalmente, dopo tanto, ci rivediamo. Bene. Come notate, come prima cosa ho tolto, guardate, ho dovuto togliere la struttura in legno perché ho notato che la campana, la grossa, mentre la facevo suonare, faceva questo lavoro. E certamente io non potevo permettere che succedesse. Allora l'ho tolta, l'ho eliminata proprio. Qui adesso facciamo suonare innanzitutto il pendolo, così il pendolo suona. Sono le 16:18 minuti, mancano un pochettino, io proprio non suonerò precisamente alle 4:30, perché alle 4:30 devo trovarmi in parrocchia, quindi suonerò verso le 4:25. Ok, il pendolo ha suonato. Facciamo suonare adesso 12 rintocchi, perché comunque è un giorno di festa. Ok, fine. Adesso mettiamo sul 6. Blocchiamo e chiudiamo lo sportello. Allora, quest'oggi è un momento importante. Oggi si fanno le cresime, quindi un bel giorno, e oggi sentiremo una suonata normale, nel senso che per il momento, almeno oggi e domani, suonerà soltanto il campanone. Perché la campana piccola, la vedete lì? La campana piccola la do a un mio amico, esattamente, campanello della Spezia, dà una delle due sue campane a un suo cordiale amico, perché tra poco me ne arriverà una nuova. E allora questa qua la volevo dare al mio amico e mi ha detto mi piacerebbe troppo avercela. Gli ho detto va bene, dai, te la do, non ti preoccupare. Quindi gliel'ho data e appena l'ha vista se ne è subito innamorato. E allora la sganciamo e gliela portiamo. Ok ragazzi, così facciamo le cose fatte per bene. Sono le 4:20. Adesso io, invece di girare come al solito, apro il piedistallo, lo metto davanti di fronte alle campanelle, abbasso esattamente, spero si senta quello che sto dicendo. Nel frattempo voglio ringraziare i tanti amici che mi stanno seguendo, perché se lo meritano tutti i miei amici campanari di godere di questo canale, o meglio, io credo che il canale Campanario della Spezia sia divertente. Poi ovviamente ognuno sceglie, cioè se il campanile di Campanario della Spezia piace, non è detto che a qualcun altro piaccia. Io spero che il mio canale vi piaccia, perché è comunque una cosa che ho voluto fare con passione e spero che vi piaccia. Quindi quello è il motivo principale per cui l'ho aperto. Non è per farmi vedere su YouTube, ma è per far vedere alla gente le parrocchie, farvi capire, ovviamente io non sono un sacerdote, ma quello che posso dire è che a me mi è sembrato giusto farvi capire anche a voi campanari e chi si è iscritto al canale quanto sia importante la parola di Dio e quindi quanto sia importante anche la Chiesa, capito ragazzi? Adesso aspettiamo i 25 e alle 4:25 minuti, quindi tra circa 3 minuti, suoneremo queste campane. Questa campana già la stacco, così la do al mio amico. Voilà! Ok, questa la stacco che tanto non serve più.
Nuova, questa è la telecamera, quella dell'orario, vedete? Va bene, qui questa è la corda delle, guardate. Questo qua è il martello per suonare i rintocchi del campanone. E vabbè, dai, sono i 23. Accontentiamoci e suoniamo questa campana. Chiudo lo sportello perché sennò sentirete gracchiare. E questa suonata sicuramente è una suonata molto semplice, ma non voglio esagerare. Qui c'è la campana piccolina, che ora me la sistemo e la porto giù al mio grande amico Thomas. Va bene ragazzi, buona giornata a tutti da Campanaro della Spezia. Noi non è che ci sentiremo tanto in questo mese di maggio, cioè ci sentiremo per la suonata dell'Ascensione, per la suonata di Pentecoste e per la suonata della della seconda volta delle cresime. Un bacione a tutti da Campanaro della Spezia. A presto. Ciao.